con un volo dall'Italia della durata di poco più di 2 ore, atterriamo a sera inoltrata all'aeroporto di Dublino. Ritirata la macchina presa a noleggio, la mattina seguente, sotto un cielo tipicamente irlandese, puntiamo verso nord per raggiungere Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord. La città è stata il centro nevralgico del conflitto fra repubblicani, la parte della popolazione che lottava per un'Irlanda unita, e i lealisti, la componente fedele al governo inglese. A testimonianza di quegli anni turbolenti, rimangono stupendi murales di artisti locali, la cui serie più significativa è rappresentata sul cosiddetto Muro della Solidarietà che raccoglie le opere più emblematiche. Una vera e propria guerra civile ha infiammato l'Irlanda del Nord, e dopo decenni di lotte, con il Belfast Agreement del 10 aprile del 1988, si è posto fine ufficialmente alle tensioni e oggi la città è sicura e tranquilla. Queste opere d'arte muraria rappresentano oggi l'eredità di una forma di protesta collettiva da parte di entrambe le parti coinvolte nel conflitto. Il murales più famoso di Belfast è quello che rappresenta Bobby Sands, volontario dell'IRA che morì nel carcere di Long Cash dopo uno sciopero della fame attuato come forma di protesta contro il duro regime carcerario imposto ai detenuti repubblicani. È disponibile un tour in taxi che guida i visitatori alla scoperta dei murales più interessanti. Belfast offre ai turisti diversi spunti per una visita. Una nutrita serie di pittoresche chiese dalle architetture in mattoni rossi si affacciano sulle sue strade. Nei pressi del centro, i giardini botanici realizzati nel 1828, sono il tripudio della Belfast vittoriana e un popolare luogo di incontro per residenti, studenti e turisti. Tra gli edifici più rappresentativi vi è la Palm House, uno dei primi esempi di serra in ghisa curvilinea. È un vero e proprio gioiello vittoriano la cui costruzione fu iniziata negli anni 30 dell'Ottocento. Ospita un mix di piante e fiori che esplodono di colori e profumi per tutto l'anno. Questo bell'edificio ospita la Queen's University of Belfast, un'università pubblica britannica che offre oltre 300 corsi di laurea. L'istituto fu inaugurato nel 1849, ma le sue radici, come College of Belfast, risalgono agli inizi del 1800. Il City Hall è sicuramente l'edificio più rappresentativo della città. Con i suoi magnifici giardini e la sua imponente struttura dallo stile rinascimentale in pietra bianca, il municipio rappresenta perfettamente il periodo d'oro della città durante la rivoluzione industriale, epoca di benessere economico e culturale. Su un lato, una statua commemora le vittime del Titanic. Donegal Place e Royal Avenue, due vie che si trovano proprio di fronte al palazzo del municipio, sono la principale area commerciale di Belfast. Si tratta di una storica area pedonale, su cui spesso si affacciano interessanti edifici, che conduce ai principali centri commerciali della città. Le vie sono fiancheggiate da una continua serie di negozi ed esercizi, e nei weekend si trasformano nel luogo per eccellenza del passeggio e dello shopping. Lungo una stretta via traversa si raggiunge il piccolo santuario di Nostra Signora di Lourdes, una sorta di riproduzione in miniatura del più celebre omonimo complesso religioso francese. Le vie laterali di quest'area mostrano una serie di tipiche case in mattoni rossi, a cui ogni tanto fa da contrappunto qualche elegante palazzo d'epoca.
La cattedrale di Sant'Anna, nota anche con il nome di Cattedrale di Belfast, è il principale edificio religioso della città. La chiesa venne eretta a partire dalla fine dell'Ottocento e nel corso dei decenni successivi è stata oggetto di ripetuti rimaneggiamenti. Lungo il fiume Lagan, che attraversa la città e si getta in mare a pochi chilometri di distanza, si trova la parte più moderna di Belfast. Diversi pontili e un percorso lungo fiume sono spesso un'alternativa alle passeggiate nel centro cittadino. Qui si trovano anche diverse sculture d'arte moderna, e tra queste la più nota è quella chiamata The Big Fish, un'opera a forma di pesce in ceramica colorata. Ciascuna delle sue piastrelle racconta una storia su Belfast e in pochi anni è diventata uno dei simboli della città. Belfast ha svolto un importante ruolo nella cantieristica navale. Una delle attrazioni più amate della città è sicuramente il Titanic Belfast, un museo tematico realizzato all'interno di un futuristico edificio eretto nella zona in cui si trovavano i cantieri ove venne costruito il transatlantico più tristemente famoso della storia. Il Titanic Belfast trasporta virtualmente il visitatore nell'atmosfera del periodo dei grandi viaggi in nave e consente di comprendere appieno l'impulso che l'industria navale diede alla società di allora. Lasciata la città, puntiamo verso nord per raggiungere una importante destinazione naturalistica. Nei pressi della località di Bushmill si trova il noto selciato del gigante. 60 milioni di anni fa, le enormi forze geologiche che allontanavano il Nord America e l'Europa aprirono una fessura nella crosta terrestre. Dal profondo eruttò basalto fuso che in seguito, raffreddato e solidificato, si ritirò dividendosi in migliaia di colonne a simmetria regolare. Oltre 40.000 colonne di basalto esagonali emergono dal mare rendendo decisamente spettacolare questo tratto di costa. La scoperta del selciato del gigante fu annunciata al mondo nel 1693 dalla Royal Society. Al tempo, vi furono varie discussioni sulla formazione di questo posto così particolare. Ne derivarono teorie strampalate come l'esistenza di un gigante, oppure il lavoro di uomini con cesello e picconi, e financo qualche intervento sovrannaturale sconosciuto. La questione fu risolta definitivamente nel 1771 quando si individuò proprio nell'eruzione vulcanica l'origine di questa insolita fenomenologia. Alcune parti dell'area, esposte all'azione di eventi meteorologici da milioni di anni, richiamano vari oggetti e figure. Le più famose sono senz'altro quelle denominate le canne dell'organo. L'area è un paradiso protetto per uccelli marini, mentre le fessure nelle rocce ospitano spesso molte piante e vegetazione rare. La particolarità del sito ha dato adito a molte leggende. Una tra le più diffuse narra che il gigante Finn avrebbe costruito questo selciato per raggiungere a piedi la Scozia e combattere contro il gigante Angus, suo rivale. Una versione della storia racconta invece che Finn costruì questo passaggio per permettere al suo rivale di raggiungere l'Irlanda dalla Scozia. Una volta sconfitto il gigante Angus, il selciato, avendo terminato la sua funzione, sarebbe sprofondato nell'oceano. Altre leggende meno diffuse narrano che il selciato sarebbe stato costruito da un gigante innamorato per raggiungere la sua amata in Scozia. Curioso è comunque sapere che sulla costa scozzese si trovano le stesse formazioni basaltiche che sono qui presenti. Lasciato questo luogo, cominciamo un lungo viaggio verso sud-ovest che, attraversata Londonderry, ci porta fuori dai confini dell'Irlanda del Nord. Tipiche di tutta l'isola sono le chiese di campagna in pietra, con annesso il cimitero costellato di croci e lapidi.
raggiungiamo in serata la cittadina di Galway. Un centro universitario ricco di storia ma soprattutto permeato da un'atmosfera molto suggestiva grazie ai suoi vicoli pittoreschi. Galway incanta soprattutto per le colorate vie del centro. Tantissimi pub caratteristici ed un'ottima cucina a base di frutti di mare fanno di questo luogo una tappa inevitabile. Alcuni locali, oltre al classico fish and chips, offrono le specialità del luogo, tra cui le famose e prelibate ostriche di Galway. La cittadina non possiede attrazioni celebri da visitare, ma con il suo centro storico pedonale, è un luogo in cui merita fermarsi almeno una notte. Galway è anche il principale snodo ove organizzare la visita alla zona sud-occidentale dell'Irlanda. La mattina seguente, dopo una tipica Irish breakfast a base di bacon, salsicce, uova, pane tostato e tè, ci mettiamo in marcia in direzione della costa occidentale. Lungo il tragitto, attraversiamo una serie di piccoli villaggi che presentano un denominatore comune. Le case dai vivaci colori che danno una nota di allegria ad un ambiente che spesso è caratterizzato da un clima piovoso e un cielo grigiastro. Baie ed insenature sferzate dai venti atlantici, in cui la vegetazione arriva fino a confondersi con le acque, ospitano spesso i resti di antichi manieri e fortezze che con i loro cupi profili, sembrano ancora vigilare su queste ventose coste. Torri di guardia in precario equilibrio, scrutano l'orizzonte facendo il paio con le onnipresenti chiesette in pietra. Dopo circa un'ora di viaggio raggiungiamo Dulin, un villaggio che sembra uscito da un libro di favole. Sebbene sia composto da pochissime case e non abbia un centro, i vecchi cottage dai vivaci colori pastello sono la sua vera attrattiva. Dulin è anche conosciuto come la patria della musica tradizionale irlandese. Nei suoi pub è difatti consueto trovare dei gruppi che si esibiscono durante le serate. Proseguendo ancora per alcuni chilometri, e dopo aver incontrato l'ennesima torre in pietra fortificata che sovrasta la costa spazzata dal vento, raggiungiamo una delle attrazioni turistiche più conosciute d'Irlanda. Si tratta delle famose scogliere di Moher. Dal centro visitatori, un percorso a piedi lungo il litorale, consente di ammirare uno straordinario paesaggio di sicuro impatto emotivo. Queste imponenti scogliere a strapiombo sul mare sono lunghe 8 km e raggiungono un'altezza massima di 214 metri. La loro formazione risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell'epoca geologica denominata Carbonifero Superiore, qui si trovava la foce di un antico fiume che lungo la sua discesa verso il mare portava con sé fango e sabbia che nel corso dei millenni si sono depositati andando a formare i vari strati che oggi rendono così particolare questo luogo. Se si osservano dai vari punti panoramici che si trovano lungo il percorso, le pareti delle scogliere sono formate da molti strati sovrapposti di roccia, e nei punti dove il taglio è netto, si può ammirare la storia della loro formazione geologica durata milioni di anni. Delle escursioni in barca consentono di ammirare queste meraviglie della natura anche dal livello del mare, ma senz'altro le scogliere sono decisamente più impressionanti se viste dal sentiero che corre proprio in prossimità del loro bordo e da picco sull'oceano. Percorrendo un tratto del sentiero che si snoda nei pressi del centro visitatori, si cammina in realtà sopra un'antichissima testimonianza preistorica. Infatti le pietre del terreno sono impresse da tracce a serpentina, segno indelebile del passaggio di antichi animali invertebrati risalenti a centinaia di milioni di anni fa.
le pareti sono anche un importante luogo di nidificazione per una serie di uccelli, tra cui pulcinelle di mare e diverse specie di gabbiani. Lasciamo le scogliere di Moher e proseguiamo verso sud iniziando a percorrere il cosiddetto Ring of Kerry, un anello di circa 200 km che riassume il tipico paesaggio irlandese. Campagna verdeggiante, baie di sabbia sferzate dalle onde e vedute sconfinate sull'oceano. La strada piega spesso verso l'interno, consentendo così di ammirare anche l'entroterra. Attraversiamo il Killarney National Park, con la sua morfologia collinare e la rigogliosa vegetazione boschiva che ospita fauna selvatica. Il parco è stato istituito nel 1932 allo scopo di proteggere e preservare uno degli habitat più preziosi d'Irlanda. La strada costeggia spesso dei piccoli laghi dalle acque oscure, che unitamente alla contorta vegetazione silvestre, conferiscono al luogo un aspetto quasi surreale. Non a caso, zone come questa sono state scelte come set per le ambientazioni di alcune produzioni cinematografiche quali Harry Potter, Game of Thrones o Excalibur. Percorriamo gran parte del Ring of Kerry alternando tratti costieri a percorsi interni, ed infine raggiungiamo il principale centro urbano della regione. La città di Cork. Capitale morale d'Irlanda, Cork è la terza città per numero di abitanti dopo Dublino e Belfast. È affacciata sui due rami del fiume Lee, ed è anche conosciuta come la città dei 20 ponti. Cork, nel corso degli ultimi decenni, si è progressivamente affrancata da Dublino per assumere uno status di città estremamente viva dal punto di vista lavorativo, universitario e culturale. Questo, anche grazie alla crescente immigrazione di giovani da tutta Europa, e ad uno sviluppo del settore della ristorazione che ne ha fatto una meta interessante anche dal punto di vista gastronomico. Pur non essendo una destinazione primaria, possiede tuttavia qualche attrattiva degna di nota. La St. Finbar's Cathedral è un classico esempio di edificio religioso in stile neogotico, risalente al 1865. Anche se vanta sontuosi mosaici al suo interno, la struttura colpisce prevalentemente per la sua imponente facciata di chiara ispirazione francese. Il locale Palazzo di Giustizia ha l'aspetto di un tempio greco. Il centro storico della città è tagliato dalla St. Patrick Street, la via più affollata di Cork. Con i suoi negozi alla moda, le boutique, le gallerie ed i pub tradizionali, questa arteria rappresenta il nucleo commerciale ed il centro della vita cittadino. Tutto intorno si trova un reticolo di vicoli che consentono di scoprire angoli suggestivi. Una tra le mete che costituiscono l'orgoglio cittadino, e che spiega la particolare evoluzione che negli ultimi anni ha avuto il settore della ristorazione, è l'English Market. Una vera e propria istituzione della gastronomia locale. Questo edificio settecentesco ospita un mercato coperto da cui si sprigiona un tripudio di colori, di odori e di sapori che provengono dalle variopinte bancarelle. È possibile fare delle degustazioni per assaporare piatti più o meno locali, tra cui le famose uova al burro, una varietà incredibile di pesce fresco, salumi, formaggi, pane e prodotti tipici come la trippa ed il sanguinaccio. Non mancano le migliori delizie affumicate, che costituiscono l'eccellenza del territorio e che rappresentano un vero e proprio paradiso dei buongustai.
eleganti zone pedonali, soprattutto in prossimità delle rive del fiume, sono luogo di passeggio per gli abitanti del luogo. Sulla sponda della diramazione del fiume Lee, una modesta collina è attraversata da viuzze in salita. Su di esse si affacciano delle piccole case colorate che in passato ospitavano il cuore operaio di Cork ed in cui abitavano famiglie numerose in condizioni di estrema povertà. Oggi sono diventate l'oggetto del desiderio dei nuovi ricchi, e molte di queste abitazioni sono state riconvertite in ricercati pied-à-terre. Nelle botteghe storiche che ancora qui si trovano e nei vecchi negozi, si respira un'atmosfera d'altri tempi. Il vicino Elizabeth Fort è un'altra delle attrattive della città. Costruito quasi 400 anni fa, questo colosso catturò regolarmente lo sguardo e le attenzioni degli invasori. Dopo che la struttura originaria prese forma nel 1601, gli abitanti del posto, preoccupati delle potenziali invasioni, la distrussero. Successivamente venne però ricostruita a spese della cittadinanza. È possibile passeggiare lungo i bastioni del forte, dove si trovano i resti di antichi cannoni e alcune installazioni che raffigurano personaggi del tempo, tra cui una serie di condannati dei quali rimangono solo le teste mozzate. Molti sostengono, forse un po' arditamente, che da qui si possa ammirare la migliore vista sulla città. Ripreso il viaggio, effettuiamo un giro alla scoperta di alcuni paesini della contea di Cork. Tra questi, uno dei più importanti è Bantry. Un centro dedito non solo alla pesca ed al commercio del pesce, ma anche un luogo che vanta un discreto turismo locale. Grazie alla sua posizione intermedia tra Cork e la penisola del Ring of Kerry, Bantry è un punto di passaggio quasi obbligato per chi viaggia tra una zona e l'altra. Questo ha contribuito a far crescere l'importanza del centro, le infrastrutture recettive e di locali dediti alla ristorazione. Trascorriamo ancora una mezza giornata a girovagare senza meta tra le campagne irlandesi ed i suoi tipici lanuti abitanti, e nel pomeriggio inoltrato imbocchiamo l'autostrada M8, che punta dritto verso Dublino. Prima doverosa meta di una visita di Dublino, è la Cattedrale di San Patrizio, il patrono dell'Irlanda. La Cattedrale Nazionale venne edificata in uno dei siti cristiani più antichi della città, dove si narra che il santo abbia battezzato i pagani nel 450 d.C. L'edificio originario risale al XII secolo e nel corso della storia subì numerosi danneggiamenti e restauri, l'ultimo dei quali grazie al sostegno della famiglia Guinness. L'interno merita senz'altro una visita. La navata del coro, con i suoi 100 metri, è la più lunga d'Irlanda. Stemmi e stendardi rappresentano i cavalieri dell'ordine di St. Patrick, e qui avveniva la cerimonia dell'investitura. Impressionante è la profusione di raffinate vetrate istoriate. L'organo della cattedrale è uno dei più grandi d'Irlanda, con oltre 4.000 canne, e alcune parti di esso risalgono al 1695. Tanti monumenti sepolcrali, i busti, le placche e le targhe qui posti per commemorare benefattori della Chiesa, arcivescovi e personaggi famosi della storia irlandese. Tra questi, l'illustre scienziato Robert Boyle. All'inizio della navata centrale, una croce su una lastra di pietra segna la posizione in cui si trovava il proverbiale pozzo di San Patrizio. Ai margini della navata centrale, lo scrittore Jonathan Swift è sepolto insieme all'amata Esther, che cantò con il nome di Stella. Le oltre 500 sepolture di altri personaggi illustri, l'architettura austera, l'organo antico, le statue ed i sepolcri qui presenti, raccontano la storia dell'Irlanda dal Medioevo sino ad oggi. Davanti a queste testimonianze, inevitabile è provare un senso di riverenza e quasi di soggezione.
nel cuore della Dublino medievale, ed a poca distanza dalla cattedrale di San Patrizio, si trova la Christ Church Cathedral risalente al 1172. Essa venne edificata sul sito di un'antica chiesa vichinga in legno. Una parte distaccata della cattedrale, collegata tramite un corridoio sospeso in pietra, ospita il Dublinia, un museo incentrato sulla storia vichinga e medievale della città. Nel corso dei secoli, la cattedrale subì dei rimaneggiamenti, ed alcune parti, come la navata, furono realizzate in stile gotico, mentre altre, fra cui il coro e i transetti, furono costruite in stile romanico. Sulla Dame Street, una elegante arteria cittadina, si trova l'edificio del City Hall, il municipio di Dublino. Costruito fra il 1769 e il 1779, rappresenta uno dei migliori esempi d'architettura georgiana della capitale. Altri prestigiosi edifici in marmo bianco si trovano nelle immediate vicinanze. Circondato da file di case in mattoni rossi, il castello di Dublino è una fortezza normanna che per molto tempo è stata il simbolo dell'oppressione inglese e che successivamente venne trasformata in lussuosa residenza nobiliare. Con le sue quattro torri d'angolo, o meglio con quel che oggi ne rimane, con i suoi bastioni ed i fossati, ha sofferto numerosi attacchi. La struttura, tuttavia, più che un classico castello medievale, venne ideata come residenza anziché come maniero. Alle sue spalle si trova un curato giardino circondato da mura medievali. All'esterno, si può ammirare la Cappella Reale, restituita oggi al culto sotto il nome di Chiesa della Santissima Trinità. Se non fosse per i moderni mezzi di trasporto oggi presenti in città, la Dame Street sarebbe uguale a come era 100 anni fa. Gli edifici che qui si affacciano non sono difatti sostanzialmente cambiati. Così come non è cambiato il complesso che ospita la Banca d'Irlanda, che ha sede in una struttura simile ad un tempio greco. Nelle immediate vicinanze si trova il Trinity College, una delle più prestigiose università a livello mondiale e, senz'altro, la più blasonata e antica d'Irlanda. Essa venne fondata nel 1592 da Elisabetta I e fra i suoi allievi più famosi vanta Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker e Samuel Beckett. Da qui, la strada piega verso sinistra e si dirige verso l'O'Connell Bridge, uno dei più importanti ponti che attraversano il fiume Liffey, che taglia letteralmente in due la città. Hotel di lusso e prestigiosi edifici si affacciano su questo tratto di strada. Inizia in questo punto una passeggiata lungo fiume che conduce al famoso Apennine Bridge, uno dei luoghi più fotografati di Dublino. Si tratta di un celebre ponte pedonale ad arco, in ghisa pitturata di bianco, costruito nel 1816 per unire le due sponde del fiume Liffey. Deve il suo nome curioso al pedaggio di mezzo penny che si doveva pagare per poterlo attraversare. Proprio a ridosso del fiume, si trova il quartiere di Temple Bar, la zona con più alta densità di pub e locali, meta ideale per chi vuole passare la serata tra birra e musica dal vivo. Al momento della nostra visita, gli effetti dovuti al Covid-19 avevano tuttavia letteralmente decimato la pletora di locali che in altri momenti più felici erano invece soliti animare questi vicoli. Molti pub risultavano difatti chiusi, mentre quelli aperti contavano un numero irrisorio di avventori. Sicuramente, questo quartiere, ritrovo per antonomasia dei giovani dublinesi, ritornerà presto ad essere il centro nevralgico del divertimento irlandese, e le sue strade torneranno ad essere affollate da artisti di strada, musicisti e tantissimi pedoni con i loro boccali di spumeggiante birra. La giornata sta per volgere al termine.
Passeggiamo ancora un po' per le eleganti vie di questa zona, e mentre le ombre della sera avanzano, ci accingiamo a rientrare in albergo non senza dare ancora un ultimo sguardo all'Apenny Bridge e dal suggestivo colpo d'occhio del fiume al tramonto. La mattina seguente la visita della città prosegue con la chiesa di Sant'Agostino e San Giovanni. Il suo campanile è il più alto di Dublino. Gli interni sono riccamente decorati con pavimentazioni a mosaico e vetrate istoriate. Un organo a canne sovrasta l'entrata della chiesa. Santa Caterina, risalente alla metà del XIX secolo, è un'altra chiesa cattolica romana situata nelle immediate vicinanze. La torre di San Patrizio è quel che oggi resta di un antico mulino a vento dalla sommità rotante, costruito intorno al 1757. Nessuna visita di Dublino sarebbe completa senza una tappa ad una istituzione non solo cittadina, ma dell'Irlanda stessa. La Guinness Storehouse è la mitica fabbrica della birra Guinness che non ha torto figura ai primi posti fra i luoghi più visitati d'Irlanda. 7 piani che raccontano ogni minimo aspetto della birra più amata di questo paese. Al di là del fiume, e sempre per restare in tema di produzione di bevande alcoliche, non può mancare la visita ad un altro luogo iconico dedicato a chi apprezza il whisky. Si tratta della vecchia distilleria Jameson, risalente al 1780. All'interno dell'edificio, si trova un percorso museale dedicato alla produzione del whisky che in Irlanda è famoso tanto quanto la birra. Dopo aver visitato queste due autentiche istituzioni cittadine poste leggermente fuori mano, facciamo ritorno in centro percorrendo la Mary Street e la Henry Street, due tra le vie commerciali più importanti di Dublino. Queste strade tagliano un quartiere storico che sin dal XVII secolo rappresentava per la città una elegante zona in cui vivevano i notabili e i ceti più abbienti. A partire dalla fine degli anni Ottanta, l'area è stata trasformata in zona pedonale, e gli edifici storici qui presenti hanno iniziato ad ospitare negozi, locali, ristoranti, fast food e centri commerciali. Le vie terminano in prossimità della cosiddetta Guglia di Dublino, una torre in acciaio a forma di cono allungato alta 120 metri. La statua dell'affascinante Molly Malone rappresenta una pescivendola e prostituta dalla doppia vita vissuta nel XVII secolo. La maggior parte dei turisti la considera un portafortuna, e tutti vanno a tastarne le parti intime per onorare quello che ormai è diventato un rito di coloro che visitano Dublino. A poca distanza, si trova la via per eccellenza dello shopping dublinese. Interamente pedonale e ricca di fascino e atmosfera, Grafton Street è un must per chi visita la capitale. Su di essa si affacciano splendide case georgiane a 4 piani che regalano un'aria raffinata. Purtroppo la bellezza di questi palazzi è spesso offuscata dai moderni negozi che punteggiano la via e dai numerosi artisti di strada che si esibiscono per attirare l'attenzione dei passanti. Il St. Stephen's Green è un angolo di vera pace nel chiasso della città. I viali ombreggiati, il padiglione della musica, i prati verdissimi, le aiuole fiorite ed il laghetto, sono il luogo ideale per chi desidera ritagliarsi, clima permettendo, un momento di tranquillità e di relax. Oggi frequentato da coppiette di innamorati, da studenti, da pensionati e da impiegati in pausa pranzo, questo una volta era lo spazio comunale che ospitava fustigazioni pubbliche, roghi ed impiccagioni. Solo nel 1814 la zona venne recintata con inferriate e cancelli, ed occorreva pagare una tassa per potervi accedere. Unico tributo ancora da pagare è quello dovuto agli irriverenti volatili che frequentano il parco.
A 10 minuti di cammino, si trova il quartiere museale della città. Qui hanno sede, oltre al sontuoso palazzo che ospita il capo del governo della Repubblica d'Irlanda, il Museo di Storia Naturale e la National Gallery. Proprio di fronte, si staglia il curato parco di Merrion Square. Al numero 1 di Merrion Street, visse il giovane Oscar Wilde. Una sua statua, che lo raffigura semidisteso su una roccia, si trova in un angolo del parco. La zona incarna il cuore georgiano di Dublino. Oltre ai curati giardini, si affacciano sulla piazza una serie di case piatte ed austere che presentano le famose porte dai colori vivaci e le lunette a ruota di pavone. Oggi, questi edifici ospitano prestigiosi uffici e sedi di importanti compagnie. Le vie adiacenti sono un susseguirsi di eleganti case in mattoni rossi e di palazzi d'epoca ben conservati. Per gli amanti dei centri commerciali, può meritare una visita il Stephen's Green Shopping Center. Non tanto per i negozi che si trovano al suo interno, quanto piuttosto per la sua struttura architettonica in ferro e vetro, che ricorda i mercati coperti di epoca vittoriana. Scende la sera su Dublino. Questa è l'occasione per una passeggiata notturna alla scoperta di un volto diverso ed ancor più suggestivo della città. O'Connell Street è la strada carrozzabile principale della capitale e con i suoi 49 metri di larghezza è una delle vie cittadine più grandi d'Europa. Di sera è suggestivamente illuminata e dal centro del suo percorso la alta struttura dell'Aguglia di Dublino sembra un grande faro nella notte. Degno di rilievo l'elegante palazzo che ospita gli uffici delle poste centrali. Nella penombra, la statua di Molly Malone sembra dare un ultimo saluto ai visitatori che si apprestano a lasciare la città. Termina così questo nostro viaggio a Dublino e nella Repubblica d'Irlanda.